Dulcinea, I see heaven when I see thee, Dulcinea, and thy name is like a prayer an angel whispers. Dulcinea,
e a te Sancho io prometto che guadagnerai un castello. Ma un rifiuto non l'accetto, forza sellami il cavallo. Tu sarai il mio scudiero, la mia ombra confortante, e con questo cuore puro, col mio scudo rondinante, colpirò con la mia lancia l'ingiustizia giorno e notte, come vero nella mancia che mi chiamo Don Chisciotte. Questo folle non sta bene, ha bisogno di un dottore, contraddirlo non conviene, non è mai di buon umore. È la più triste figura che si è apparsa sulla terra, cavalier senza paura di una solitaria guerra, cominciata per amore di una... Tacete, lo sanno tutti che Harry Potter non è ancora stato
oppure alla sagra delle ciliegie di Ragliano. Che dite? Vedete, siete sotto un sospiretto. Un incantesimo che vi fa credere di essere una punta di notta perigna e non già ciò che siete, cioè Dulcinea del Toboso, monumento all'amore del mio valoroso padrone. Forse è stato addirittura il potente interdito a mettergli in testa il falso ricordo della mia. Ma io veramente, e c'è pure un po' che te lascio per tuba, che ho fatto la merendina sulla loro busta. La porta! La porta? Oh, ma sei sorda? Ho detto che ho sentito la porta. In ingresso o in uscita? Giro chiave, addirittura all'ingresso. Che scienza! Ma non te l'avevo detto di stare attenta alla porta? Abbiamo fatto tutta sta mattina senza niente? Che sorella scena che tengo? Non è niente la nipote del padrone. Ma che nipote che ha quasi 70 anni? Questa è mia sorella che fa la parte di Allusina, così la chiamate il padrone, anche se nel libro il nome della nipote non appare. E a me mi ha messo il nome Girona, ma nel libro io sono semplicemente la governante. Ora tu, cosa, come ti chiami? Aldonza. Ecco, Aldonza. Ora sei Dulcinea del Toboso. Leggi quello che c'è scritto sul copione che il padrone sta arrivando e bisogna sentire il testo. Ma io non ho capito bene. Ma di che libro c'è da parlare? No, oh, mi sa che non è una parola che ho accettato. Il padrone è un cuore che immagina di essere un pazzo. Sì, sì, è impazzito. Ma invece di credere di essere Napoleone o Giulio Cesare, come capita a tutti i pazzi normali, lui pensa di essere un altro famoso pazzo. Lui crede di essere Don Chisciotte della Mancia, personaggio inventato da Miguel de Cervantes. E già, Donato Chisciotte, che di giorno diventa il cavaliere della triste figura, un Chisciotte della Mancia. E la notte. Chisciotte scrive di notte questi, fa le fotocopie e ce li fa trovare sui leggi il giorno dopo. E quando dorma, Donato Chisciotte, cavaliere del lavoro, pensa di dormire di giorno quando diventa Don Chisciotte. E Don Chisciotte crede di dormire di notte mentre Donato Chisciotte scrive. Sì, ma quello che proprio non capisce è com'è possibile che tutto quello che stiamo a dire sta scritto sopra questi fogli qua. Vedi, vedi, qua, qua, c'è scritto, vedi, vedi. Come dico spesso, deve essere un'extra lucida compensativa. Che cosa? Stare dormita pensa che quando di notte il padrone è lucido, è talmente lucido che va oltre una normale lucidità della differenza della pazzia di un pazzo normale e quella di un pazzo che crede di essere pazzo. E riesce a sapere prima quello che ci passerà nella testa. Io già hai capito di notte. Io ho imparato l'anno. Pure io quando la penso questa cosa, a volte ci penso. Va bene, ne parliamo dopo. Ora, tutti a posto, eh? Io scrivo i libri, tu leggi seduta. E tu dove sei messa? E qua dice sull'uscio come fosse appena entrata. Beh, allora mettiti lì, poi ti faccio cenno io quando devi venire a tuo giro. Sento i passi sulla scala di sotto. Singoli o doppi? Doppi. Accidenti, sta salendo anche se non c'è. No, è solo lui, ma dal capitolo quinto, oltre a credere di essere il Don Chisciotte della Mancia, pensa di essere anche il suo scudiero, che è più pratico. Così non lo esce. Sto più zitta, tu torna al tuo posto. E dove stai? Scala superiore. Da come cammina, mi sa che pure oggi ha preso un sacco di malsate. Sì, signore, non mi preoccupate, ci penso io al nobile Ronzinante. Oh,
Sancho Panza. Scusa, ma da che si capisce che ci sia Sancho Panza? Non lo vedi? È basso, basso. E invece è alto, è magro, è colto, è pazzo. Sancho Panza. Sancho Panza, che sono stupido. Si crede, di sciotte. Ti regalerà l'isola. Certo che il mio signore mi regalerà un'isola. E io ne sarò pure. Spero sia un posto migliore rispetto alla baratteria dove ho governato ultimamente. Picca un volo di 30 pari.
E tutti quei poveretti incastrati tra dei autobus. Non ci dovevano essere i segni dell'autobus. Tutti quei poveretti, sicuramente sotto un qualche incantesimo, invece di acclamarlo per il gesto eroico, per il tentativo di liberarli. Cominciano a colpire, a darmi mazzare, turbi, caccia, poi arriva un pugno, in divisa, cappello, sulla porta del volo, sicuramente mandato ai malvagi, sicuramente. Che non fa del male, non so quanto. E poi, lo butto in mezzo alla strada, lui, e poi lo rosinato. Che muore, c'è del male questo, il contrario, e devo andare pure. Che zio, questa? Non sono i bozzi al corpo, quelli che danno dolore, è l'animo che soffre per il perduto amore, la dolce dulcinea sparita all'orizzonte, quando il dolido mostro passava sul balcone. E l'autobus ha girato per via Vicentini. Ecco qua, sono io dulcinea, è vero? Voi tu? Tu sei dulcinea? Lei è la nuova Dulcinea. Il mago Polidone ha nuovamente cambiato il suo seggio e ha tenebrato la sua mente. Lei è allo scopo di tutto ciò che il prode Don Chisciotte ha fatto per amor suo. Ah, maledetti stregoni, maledetti stregoni. Si è assolto. Don Chisciotte del Panaccio, Panaccia, vanno in giro per il mondo, pure lungo, 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 l'altro è tondo, 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 lungo, 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 l'altro è tondo, tondo, tondo. Don Chisciotte cavalcando, e di tamburino a vento, e gli sembra un gran gigante, mamma mia, che spavento. È come se spegnesse il cervello e non fosse più presente e possiamo parlare liberamente. Ma veniamo a noi. Tu hai detto come no, io ho detto piccole donne, metà di piccole donne crescono e poi dico stesso che troppo dice. E però leggo pure chi, donna moderna e confidenze e quando vado alla parrucchiera pure cosmopolitan, però guardo soltanto alle figure che gli articoli sono poco troppo complicati. Non ci tocca fare, perché assurdo delle puntate precedenti. Questa, mi sa che sto libro, non l'ha visto manco di striscio. Bene, anche io del primo volume ne sono conto. Ma come? Ma voi, la duchessa di Villa Hermosa, non siete quella che nel secondo libro dite che avevate letto il primo libro delle avventure di Don Chisciotte? Nel secondo libro io dico che ho letto il primo libro, ma io sono arrivata per leggere nel secondo libro il secondo libro e mi sono persa quello che era successo nel primo. Scusate, e mica posso tornare a questa tua? Che dite, Dulcinea? Lasciala parlare, tanto ancora il solito. Sarà sotto. E guarda. Sì, assolto. Ma bisogna stare attenti a quando torni in sé. Sì, ma pure se è finita la pigiatura, io posso sempre essere in verbo per la dinascita. Ma dove vuoi andare tu? Dove vuoi andare? Resta qua a sentire quello che ha fatto sto folle per colpa tua. No, non questo folle, ma il pazzo che questo matto crede di essere. El ingenioso hidalgo Don Quijote.
Libro primo, capitolo 1. In un borgo della Mancia viveva all'inizio del 1600 un nobiluomo di quelli che hanno una lancia nella rastrelliera e un vecchio scudo, un magro ronzino e un levriere da caccia. L'età del nostro nobiluomo rasentava i 50 anni, robusto, segarigno, di viso asciutto, molto mattiniero. Il suddetto nobiluomo, nei momenti di ozio, che erano la maggior parte dell'anno, si dava a leggere libri di cavalleria con tanta passione e diletto da dimenticare quasi del tutto lo svago della caccia e anche l'amministrazione della casa e del suo patrimonio. E a tanto arrivò in questo la sua smania e aberrazione che vendette molte staglie di terreno seminativo per comprare libri di cavalleria da leggere. Oh, ma è capito? Quello si stava a vendere tutta la mia eredità per comprarsi i libri. L'eredità? Ma tu, scusa, non sei... Io sono la nipote, e ti credi? Sono l'unica erede di questo pazzo. Oh, non ricominciamo questa storia. Ehi! Andiamo avanti. Per comprare libri di cavalleria da leggere. Così che, per il poco dormire e per il molto leggere, gli si prosciugò il cervello, in modo che venne a perdere il giudizio. Ma se ho capito bene, almeno il datore di lavoro vostro ha fatto tutto questo per comprare non tanti libri, ma l'ha comprato uno solamente. Il cavaliere del lavoro, Donato Bisciote, il nostro datore di lavoro, è il più grosso collezionista del mondo del Don Chisciotte. Possiede tutte le edizioni, dal 1605 ad oggi, in tutte le lingue, in tutti i formati, dai balletti ai film, dai musical alle canzoni di Puccini, alle opere liriche, fino a tutta la serie dei cartoni animati spagnoli su VHS e a carosello degli anni 60. Recuperata una vecchia armatura di trisavolo, restaurato l'elmo di cartone con altro cartone fin di ferro, mandato il povero Ronzinante alla Norvegia, decide di partire per cercare glorie e vittorie da dedicare alla sua Dulcinea, la signora del suo cuore. Ma ha un grosso problema. Sta fuori di testa come un balcone. Ma che stai a dire fuori di testa? Questo è pazzo! È folle, ma non è scemo. Per fare il cavaliere errante, prima di tutto bisogna essere cavaliere. E solo un nobile può nominarti cavaliere. Così Don Chisciotte parte alla ricerca di un nobile per un'investitura. E nella sua follia scambia una locanda per un castello e l'oste per un conte. E viene sottoposto a delle false prove di iniziazione per il divertimento di tutti i clienti della locanda. Il nostro Donato Chisciotte si è presentato in armatura, bicicletta e ombrellone, dentro al boss, durante un giovedì universitario, e l'hanno convinto a recuperare i vestiti di quelle tre povere donzelle della Fontana Luminosa. E quello non è andato a rubare i vestiti del corteo storico della Perdonanza. Oh, la dama della folla ha sfilato il reggiseno e mutandino. Me lo ricordo. Quell'anno il corteo ebbe un grosso successo. Insomma, dopo l'investitura e qualche peripezia, decide di tornare a casa per procurarsi uno scudiero. Che un cavaliere senza scudiero, che cavaliere è? E lo scudiero è Sancho Panza? È un contadino del suo paese. A me ha promesso di fare un po' di un'isola. Però sono stato io a riportare a casa il cavaliere dopo che si era preso un po' di mazzate da quei mercanti. Eh sì, è vero. Don Chisciotte aveva incontrato un gruppo di mercanti e ne aveva confusi per cavalieri. Incantesimo. Una stregoneria. Eh?
minaccia così. Fermi tutti! Se tutti non confessano che non c'è tutto il mondo, bella donzella dell'imperatrice della Mancia, la impareggiabile cucinera del Toboso, sono mazzate. E quelli rispondono che non possono dare un giudizio su di una persona che non hanno mai visto. Che gliela faccio a vedere e poi... È una forza, rispose il mio padrone. Così sarebbe troppo facile. La parola, la parola! Se ve la mostrassi, rispose Don Chisciotte, cosa varrebbe la confessione vostra di una verità così ben conosciuta? Sì, ma voi come potevano dire che questa era la più bella del mondo? Oh, cosa? Disse di dire qualcosa, mo perché mi vede a cucito gli abiti per lavorare, che stava a piscia l'uva, ma quando c'è il vestito buono faccio la mia porca figura, che te i mercanti gli chiedono di vedere almeno un ritratto, che poi per fargli piacere gli avrebbero detto che era bellissima, pure se fosse stata gobba e nera e mala. Ma ci avesse avuto un occhio ciecato, un altro pieno di rivoli gialli che colavano giù. E lui si incavola di brutto. Non le cola, infame, non le cola, dico, questo che voi dite. Bensì ambra, e zibetto sopraffini, e non è né quercia né gobba, ma più dritta d'un fuso. Voi però pagherete il filo dell'enorme bestemmia che avete detto contro sì grande beltà come quella della mia regina. E in dir questo, abbassata la lancia, si scagliò contro colui che aveva parlato con tanta furia e rabbia che se Rozinante non fosse inciampato e caduto nel mezzo della strada, il balbuzzoso mercante l'avrebbe passata proprio brutta. Povero il mio padrone! È una storia. Arancia rosso, nero incitato all'indietro, le regine arrotolate sulle braccia, gridava furioso. Scappate, gente codardo! Aspettate, gente miserabile! Che non c'ho colpa io se sono steso qua per terra! Ma il mio cavallo! E un garzone di bottega comincia pure a prenderlo a bastonate con i pezzi della lancia che si era rotta nella caduta. Così l'ho trovato io. Quando quei mercanti e bottegai sono andati via, sotto un maniero con un scritto comodo, tutto ammaccato dalle legnate e dalla caduta del vero. Sempre la stessa piscina rossa. Con tutta la lancia frantumata. Che è sempre lo stesso bretone che poi rincolla come porta. Quando ho rigirato l'elmo e ho aperto la celata, ho riconosciuto il suo vicino, il signor Chisciano, che mi ha detto con il marchese Marco, che diceva essere suo zio, che ha iniziato a parlare strani e a declamare versi. L'ho caricato su un oasi. Riportato a casa, ma nel viaggio hanno cominciato a raccontare cose che mi hanno fatto pensare che fosse leggermente stranito all'inizio, ma poi che fosse Don Chisciotte saggio pancia va in giro per il mondo pure lungo, lungo, lungo l'altro è tondo. Gigante, mamma mia, che spavento! E mi sembra un gigante, mamma mia, che spavento! Si è assorto? Sì, si è assorto. È assorto! E arriviamo al capitolo sesto. Che è il mio capitolo? Il perché? Perché è l'unico capitolo in cui dico qualcosa. E
e poi c'è il topo, che quando capita d'inverno in questa casa è sempre cucinata. Proprio di che? Io e mia sorella, cioè la comandante e la nipote Don Sciana, alias Don Chisciotte, visto lo straparlare del signore, chiamiamo il curato e il barbiere per avere un consiglio sul da farsi. E tutti insieme decidiamo che la follia del padrone è dovuta alla lettura di tutti quei libri sulla cavalleria. E decidiamo di fare un bel falò, bruciare i libri, un'intera libreria. Brucia Gerusalemme liberata, brucia Orlando furioso, brucia grammatica italiana che mi sei sempre stata sullo stomaco. Ma veramente brucia dei libri? Ma ti pare che noi che facciamo tutti parte di un'associazione che si occupa di letteratura per ragazzi ci mettiamo a bruciare i libri? Sono le copertine. Sì, sì, sono libri di fogli bianchi. Sono le copertine stampate, ma per 2 o 3 giorni scaldano tutta la casa. Io poi ogni tanto ci infilo qualche grammatica italiana per vendetta. Ma nel libro, però, li bruciano veramente, è giusto? Ma tu che sai, ma non dovevi essere quella che quando incontra Don Chisciotte conosce tutta la sua storia, perché hai letto delle sue avventure nel primo libro? Io mi sono scaricata un abstract da internet. Un abstract? Aspetta un attimo, me lo segno. Abstract? E che? Un compendio, un riassunto, più o meno racconta tutto il contenuto dei vari. Mentre Don Chisciotte è a letto per prendersi dalle legnate, si fa la cernita dei libri che meritano di essere bruciati. Oh, io non capisco perché dovete seguitare a usare queste parole difficili. Mo, che è sta cernia? Ha detta cernita, sarebbe come dire scelta. E allora, di scelta! Insomma, stavamo a scegliere il gardere, cioè più che altro mi stava a scegliere il curato, perché noi non sapevamo neanche di che si parlava. Te lo ricordi? Quell'anno che abbiamo fatto quel falò e ci hanno pensato tutti quanti? Ma questo lavoro mi viene si rischia il carcere. Il carcere non lo so, ma è uno stress. Mentre stavamo a decidere che bruciare, quello urlava dal letto. Qui, qui, valenti cavalieri, qui bisogna mostrare la forza dei vostri validi bracci, poiché i cortigiani riportano la preminenza del torneo. Il curato diceva di stare al riposo, che era ferito, ma quello gli rispondeva: ferito no, ma macchiato e pesto sì, non c'è dubbio. Perché quel bastardo di Orlando mi ha finito a legnate col troncone di una quercia. E tutto per invidia, perché lo sa, sono più bravo di lui. Ma quando mi alzerò da questo letto, me la pagherà, nonostante tutti i suoi incantesimi. Ora portatemi da mangiare, che ho fame e devo pensare a come vendicarmi. Poveretti noi, se avessi scoperto quello che avevamo fatto. Così decidemmo di far sparire la biblioteca, sì. Proprio una stanza, e l'abbiamo murata. Finalmente, dopo un bel po', si alza e domanda da qual parte fosse la stanza dei suoi libri. Che stanza e lo stanza cercate voi? Non c'è né stanza né libri in questa casa, perché tutto si è portato via al diavolo in persona. E a questo punto dico la mia più lunga e più importante battuta del libro. Non il diavolo, ma un potente mago è venuto a cavallo di una nuvola la notte che siete partito. È smontato dal serpente che cavalcava. Ma non era una nuvola. È un mago. È smontato dal serpente che cavalcava ed è entrato in biblioteca, dove non ho visto che cosa ha fatto. E poco dopo è uscito in volo dal tetto a cavallo del suo rifugio.
ma non è un serpente. Marco! La casa era piena di fumo e quando siamo entrati nella stanza non c'era più il libro. E poi l'incantesimo è sparita pure la stanza. Che io dentro ci tenevo il cellulare. E ci ricordiamo benissimo che quel vecchiaccio, prima di volare via a cavascioni del suo armello alato, ma non era un grifone. Oh, cosa? Te l'ho detto, quello è mago. Basta che col pensiero ci pensa che ti ha fatto pure uno stormo di vacche. L'hai capito o no? Mannaggia, questa notte. Ah, sì. Prima di volare via, ha detto che ce l'aveva con voi, caro zio, e che vi faceva questo bel regalo. Così imparate a duellare con i suoi protetti, e che il suo nome era Salvo Mugnatone. Vorrete dire Frestone, rispose lui. Non so se si chiamava Frestone, Frittone, Frascatone. So soltanto che il nome finiva in tone, dissi io. E mi fa, è vero. Questo è un dotto incantatore, mio grande amico, che ce l'ha con me perché sa, è mago, che io sconfiggerò un fuzzone di cavaliere al tuo suo senza che tu riesca a fermarmi. E allora mi fa tutti questi dispetti. Ma tanto io il puzzone lo meno lo stesso, sia l'incantamento che questo savio frascatone voglia mettere in atto. A parte quando il frascatone infrasca la lingua. Oh, andiamo avanti. Insomma, lo zio rimase 15 giorni tranquillo a casa, come se la mancanza della lettura dei libri lo avesse fatto tornare come normale. Ma so io la nipote o tu? Sparisci fino al secondo libro. Show! Che mi fa scordare dove stava lì. Ah sì, come se la mancanza della lettura di quei libri lo avesse fatto tornare normale. Ma è quello che ho detto io. Muta! Mentre noi lo pensavamo a letto, un giorno si alza e fa cercare. Ce ne sono molti nel primo libro, nomi cambiati, asini che spariscono e poi ci sono. Secondo me Cervantes non se l'è manco riletto il libro prima di farlo pubblicare. E di queste cose, notate dai lettori, si parla anche nel secondo libro. Sì, sono io che chiedo dell'asino sparito, ma presente a San Giovanni. Muta! Devi stare muta! Insomma, mentre lo pensavamo sulla via del Reggio, puoi provare a spiegare sto Sancho Panza, perché ti rende il suo studio. Mi diceva Don Chisciotte di dispormi volentieri ad andare con lui, perché mi avrebbe lasciato tutto il bottino delle sue vittorie, e che forse mi si poteva dare il caso di guadagnare in un battertocchio qualche isola, che poi avrebbe lasciato a me come il governatore di essi. Con questo e altre simili promesse io, Sancho Panza, lasciai la moglie e figli e mi collocai come scudiero al mio illustre compaesano. E si affrontarono per partire e affrontare nuove avventure. Si affrontarono. Solo che per affrontarsi mio zio si è venduta una casa che faceva parte della mia eredità, in quanto nipote. Ma che stai a dire? Bastante zitta, leggi, mi dai sotto. Chi è sotto? No, niente, una cosa da donne. Ah, consiglio di donne non va molto, però di non l'ascolto e non lo ascolto. Così, senza salutare nessuno, Don Chisciotte e Sancho Panza partirono per le loro avventure. Il mio signore mi comandò di caricare il più bentovaglio possibile e io gli dissi che il mio asino poteva portare provviste per almeno un mese, ovviamente. Proprio non mi piace. Un asino, chiese lui. Un asino? Non lo so se ci sia mai stato uno scudiero di un cavaliere importante che viaggiasse su un asino. Devo consultare qualche libro. Dimenticate, zio, che la biblioteca è sparita per un sortileggio e borbottando contro i maghi burloni prendemmo la via e...
Sembrano averne quasi due leghe.
guardate, quelli che si vedono laggiù non sono giganti, si gira bene, quelli che sembrano braccia sono le pale che girate dal vento fanno andare la pace nel mulino. Si vede bene, rispose Don Chisciotte, che hai fatto l'avventura e non sei pratico, sono giganti quelli. Se hai paura, nasconditi là, mettiti a pregare mentre io vado a combattere con essi. Fiera ed impari in battaglia. E spronato il vecchio ronzinante, sordo alle grida del buon saggio, si gettò contro di loro urlando. Non fuggite, gente codarda! Non fuggite, vivi! Che un cavaliere solo colui che vi attacca. Ma in quel momento, che gran sfida! Non si mette a spirare un po' di vento che mette in moto le pale? Intanto il cavaliere avanza urlando. Ma per quanto agitiate tutte le vostre braccia, non mi scapperete! E così dicendo, raccomandandosi di tutto cuore alla sua dama Dulcinea, chiedendole che lo soccorresse, passo, ben difeso dalla sua rotella, con la lancia in resta, mosse all'assalto al gran galoppo di Ronzinante e attaccò il primo mulino che gli era dinanzi. Ma nel dare un colpo di lancia contro la pala, questa fu rotiata con tanta furia dal vento che mandò in pezzi la lancia e si trascinò dietro di sé il cavallo e il cavaliere. Il poverino stramazza a terra e ogni volta che prova a sollevarsi arriva una pala e ci tende una botta in testa e lui si risolleva e ci tende l'altra pala che capo il collo finché l'ultima palata non fa volare lui e il cavallo in mezzo al campo. Il povero sì, visto che aveva chiesto la tua protezione. Ma esce la pistaluva! La pistaluva! E mentre tu pistaluva, i mulini a vento pestano con lui che ti ama! Standarte! Corre il fido saggio a soccorrere il suo padrone! Ma non me l'avevo detto io, del padrone bene una cosa faceva, che non era un altro dei mulini a vento, e solo chi ne avesse altri nella testa come questi, cagati, cagaccio, rispose ansimando Don Chisciotte da sotto il peso dello svenuto Ronzinante. Che le cose della guerra più che le altre sono sottoposte a continui imprevisti. Tanto più io penso e ne sono quasi sicuro che quel dotto prestone, un mago infrascatone, il quale mi portò via la stanza e i libri, ha cambiato questi giganti in mulini a vento per togliere il vanto di vincerlo, tanta inimicizia che ha con me. Ma alla fine poco varranno le sue arti malefiche contro la bontà della mia spada. Dio lo faccia, poiché. Don Chisciotte, Sancho, Pancia, fanno in giro per il mondo, pure lungo, 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 l'alto e tondo, tondo, tondo. Gigante, mamma mia, che spavento! Che non è imbottito sotto. Sia sotto. Almeno quando assolvo, non parla liberamente. Non ti do una pizza, se ma come liberamente, se tutto quello che dici sta sempre scritto qua sopra. Che tanto dico quello che leggo, o leggo quello che dico, non cambia proprio niente. Ma te l'abbiamo detto, è difficile da spiegare. È l'extra lucidità compensativa, dammi retta. Non lo so, signore.
significa, ma sicuramente è essa. Ma, Donato Chisciotte, come hai vissuto questa avventura? Una tragedia. Come direbbe Sancho, una tomba. Questo perché tutte le cose buone di una volta sono sparite. E so quindi spariti pure i mulini a vento. E allora, contro che cosa si sparirà questo composto padrone? Un ripetitore della timpa. Un ripetitore della timpa. Hai presente uno di quei tralicci che si vedono in giro una cella per i cellulari? Lui andava in giro alla ricerca di un campo di grano, dove il vicino pensava ci sarebbe stato sicuramente un mulino. E ha avuto la pessima idea di chiedere al passante dove trovare un campo. Quello ha capito dove trovare il campo e che c'aveva il telefonino che non prendeva. E gli ha chiesto dove stava il ripetitore. Ha salito un traliccio pensando che fosse un gigante e tutto il ferro che portava addosso ha confesso. È rimasto appeso a testa in giù al traliccio. La lancia ombrellone si è aperta e forse ha cominciato a funzionare da parabola. Per prima cosa gli è arrivato un sms di ringraziamento per essere stato in team. Dopo 30 secondi gli è arrivata la proposta di moda per cambiare gestore, ma lui ha risposto che praticamente in quel momento non poteva perché era incastrato. E poi è partito un collegamento di wifi a internet. Gli è arrivato un email di Wind con un'offerta irresistibile. Un piano con in 3 che gli offriva telefonate illimitate, sms limitati, internet illimitato, giorni per la raccolta illimitati, telefonini limitati da pagare il tanto al metro quadrato e 2 tizie per questa giornata. In automatico gli hanno creato un profilo Facebook con 250 richieste di amicizia ancora da scoprire, gli hanno aperto un blog sull'uso del cartone nella riparazione delle armature medievali che ha più seguito di quello di Berlino e un suo tweet di aiuto è stato ritweetato da 846 persone. E poi il fanalino della bicicletta ha iniziato a funzionare da webcam. Selfie di lui appeso a testa in giù ha avuto 82.456 followers su Instagram e il video sugli scherzi da prete del Mago Frascatone ha battuto tutti i record dei contatti su YouTube. E tutto questo sempre in onore di questa Dulcina. Oh, ma perché mi guardate a cugini? E mi metto la maglia, la mia bialdonza. Mi scende tanta buona pescaruga che gliel'avevo detta a mamma mia che proprio non ci voleva venire. Ma che lenta, ma chi ci scema? Guarda tutti questi soldi che toccano. E lì che c'entra? Oh, ma vabbè, che qualcuno ce l'ha già. E quella no. Dopo aver assalito quei giganti che vedeva solo lui, un sortilegio a me sembrava un mio vento. Quella notte la passò a cercare un ramo di quercia che fosse abbastanza dritto da sostituire la lancia spezzata dalle mani del gigante che mentre cercava pensava ad Dulcinea, sua signora, per conformarsi a ciò che aveva letto nei suoi libri quando i cavalieri trascorrevano senza dormire molte notti nelle foreste e in luoghi deserti divagati con i ricordi delle loro dame. Che cosa dolce, com'è romantico, che è da voler fare. Poi, proprio tu, parli di romanticismo, tu, che l'ho preso in giro per tutto il secondo libro. Io? Mica sono stata io, no. È stata la duchessa di Villa Erosa. Che lo avessero per i modelli. Che c'è? Forse non siete voi la sola e vera duchessa di Villerbosa? Sì, certo, sono io. Ma certo, caro Sancho, ma non la riconoscete? E non è lei che vi ha messo a credere che avevate tutto l'isola da governare? Oh, sì, la mia baratteria, che meglio mandarsi. Come ero bravo come governatore. Lo dico a Dio, tu meglio guardi e meglio è. Deve essere stato un sortilegio del mago, il frascatone a farmi dire, pensare, sbagliare, lettera, testamento. Taci, quel
durante questo il cavaliere indottrinò il suo scudiero con queste parole: bada, caro Sancho, che anche se tu mi vedessi nei maggiori pericoli del mondo, non devi porre mano alla tua spada per difendermi, a meno che non vedessi che quelli che mi assalgono sono canagliume e gentaglia, e in tal caso ben puoi venirmi in aiuto. Ma se fossero cavalieri, in nessun modo ti è concesso aiutarmi dalle leggi della cavalleria, finché tu non sia armato cavaliere. Non ti preoccupare, mio signore, che proprio non mi passa nemmeno per la piana del cervello di da battagliare molto soccorso. E anche se fossero canagliume e gentaglia, farò tutto per trattenere il maldore e mi andrò a nascondere di nuovo a che fratta, ben lontano dallo scontro, anche per le pene degli altri che muore l'asino. Mentre prosegue questo nobile dialogo, sulla strada di fronte a loro si pongono due distinti cortei che facevano la stessa strada per raggiungere Siviglia, senza avere conoscenza l'uno dell'altro. Incantesimo e frastatore. Corridore! Che dite, osole Dulcinea? Qua in basso a destra, sulla pagina, ci sta scritta incantesimo e frastatore. Dove? Quando? Perché? Non ci sono. È vero! Guarda, allucina qua, è scritto proprio qua, guarda. Non vedo niente. Incantesimo di frastatore. Ma se vuoi sapere che ha detto l'incantesimo di frastatore, è quello che ti frascia la lingua. Oh, però andiamo avanti nel racconto. Può darsi che non succeda. Sì, sì, andiamo avanti. Meglio. Il primo gruppo era formato da due frati benedettini che, dicendo le loro orazioni su due muli, avanzavano a rilento. Dietro seguiva un coppio scortato da 4 o 5 persone a cavallo che portava una dama biscaglina che andava a raggiungere il marito in partenza per l'India, seguito da 2 mulattieri carichi di bisacce. Mi guido tutto bene? Sì, sì, sì. Guarda là, oh Sancho, un'altra occasione di coprirmi di gloria, guarda! Quei due gruppi neri laggiù devono essere, sono senza dubbio, degli incantatori che in quel coppio avranno rapito qualche principessa. Ora è necessario che con ogni mia forza io li sficcia a questi tirsi. Ancora tutto bene? Insomma... Attento, mio buffone, che quelli non sono buffi benedettini e coppia, con forza, deve essere di passeggeri, dico. Vedete di non badare bene a quello che può fare, che non abbia il diavolo a ingannarci. E ti muova i due frati. Oh, indemoniata perversa gente! Lasciate in questo stesso istante le altre principesse che a forza portate in questo coppio. Altrimenti preparatevi a ricevere subito morte come giusto castigo per le ministri minifitti. Essere molto sorpresi nel vedere quel cavaliere così bardato sbarrare loro la strada con tali minacce. Noi essere poveri frati benedettini e non conoscere di viaggiare in quel coppio. Ah, ecco qua. Iniziare l'incantesimo di frascatore. Don Chisciotti, pronuncia. Don Chisciotti, pronuncia e carica i tuoi frati. Uni si butti dalla corte e resti sorditi a terra, mentre l'altro si dà la fuga. Scusate, ma non bene capisce quello che più dite. Ma vado come? Essere partire l'incantesimo di frascatone. Partire di frascatone l'incantesimo. E che succede? Parti quando? Ah, a ti succede la trattina di frisi. Non intendi la ultima palabra.
originale. Ma a me cosa successe? Che lo dici, l'incantesimo trottoli di frisi? Trottoli di frisi? Mi capisce nonna. I trottoli, quei cattrizzi che giri. E la trottola? Che tu dici, i trottoli di frisi? Lo intendo, significa frisi. I frisi, unifrisi, i formiti, i tazzini, magini. Se facessero un fucile e ci mandassero un vino prima che storia
aspettando. Aspettare che il contro incantesimo fare effetto. Fine dell'incantesimo di parlare imperativa da 5 secondi. 5, 4, 3, 2, 1, 1, 1, 1. Pensavo. Rimane attivo l'incantesimo tutto è